Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marco con un nuovissimo appuntamento oggi con Marvel Snap. Signori, oggi vi porterò una creazione assolutamente, quasi come sempre, insomma personale, ma questa volta un mazzo che probabilmente non avrete mai visto nel mercato di Marvel Snap. Innanzitutto bellissime le nuove artwork, bellissime le nuove variant, bellissimo il Rem Pass di Thor, che devo assolutamente capire come shopparlo perché non si può non shoppare. Intanto andiamo a fare un po' di missioncine. Il mazzo di oggi, signori, abbiamo anche fatto le daily challenge e le, mamma mia, crediti settimanali, che qualità assoluta. E vi stavo dicendo, il mazzo di oggi, signori, è un Death Self Destroy che andiamo a vedere proprio adesso. Ebbene sì, non ve l'aspettavate mai. Questo è un mazzo che fa delle combo bellissime, un mazzo stradivertente da giocare. Su cosa si basa? Si basa appunto sull'autodistruggere le proprie carte. Ci sarà un pacchetto che sarà votato nella strategia del distruggere le nostre carte, quindi di dare valore alle carte che vengono distrutte. E poi ci sarà un pacchetto che è il buff ed end buff, quindi sia buff del mazzo che buff della mano, che scomberà incredibilmente con ovviamente le nostre carte che costano quasi tutte poco, ma soprattutto con Brood. Brood è una carta che ha 3 di energy, ha 2 di body e on reveal aggiunge 2 broodlings to this location. I broodlings sono delle copie di se stesso. Quindi se voi buffate, buffate, lo buffate dal mazzo ad esempio, quindi con carte come Okoye o con carte come Nakia, che bufferanno la nostra mano, i Brood entreranno in campo già buffati, quindi potete contestare una sola location. Immaginatevi di fare Nakia, dare più 2 a tutte le carte nella vostra mano con Brood in mano e giocherà per 12 punti splittati in 3 body. La parte invece del self destroy, ci sono carte bellissime come Deadpool che peraltro scomba anche, quindi è un doppio combo deck, scomba con il buff, perché Deadpool è una 1x1 che dice che ogni volta che viene distrutta ritorna in mano con il doppio della forza. Quindi se quando noi l'andiamo a distruggere era già buffata, quindi magari dall'end buff, entrerà col doppio della forza. Quindi se l'abbiamo buffata con Okoye e la distruggiamo a 2, entrerà già a 4 la prossima volta che lo giochiamo. Se lo buffiamo invece con Nakia, può entrare direttamente a 6. Ci sono state partite dove Deadpool mi ha giocato per più di 10 punti a un mana devastante. Ma non è l'unica carta a un mana forte di questo mazzo, perché Hood ad esempio è un'altra carta che scomba molto bene in questo mazzo. Hood on reveal è una 1 di energy con meno 2 di body, che a reveal ci dà il demone in mano. Il demone è una 1 mana 6 body, quindi fortissimo, ma lui è un meno 2. Quindi un'altra carta che possiamo distruggere, o con il nostro Carnage. In più Carnage andrà a prendere più 2 ogni volta che distruggiamo delle carte, quindi nel momento in cui facciamo un reveal, distruggiamo le altre nostre carte in questa location, lui prenderà più 2 per ogni carta distrutta. E l'altra carta che invece distrugge le nostre unità è Deathlok. Deathlok le distruggerà tutte le altre carte di questa location. Ma c'è un'altra finisher fantastica in questo mazzo, perché dopo che abbiamo distrutto le nostre unità, tra cui anche Wolverine che rientra in campo quando viene scartato o distrutto, quindi lo possiamo usare per scombare anche lui con le unità che si distruggono. Stesso discorso per Bucky Barnes, quando viene distrutto crea il Winter Soldier. Il Winter Soldier è una 6 di body e giocheremo Death, che è la finisher bellissima di questo mazzo che io adoro, che costa 1 in meno, costa 9 con 12 di forza, costa 1 in meno per ogni carta distrutta in questa partita. Occhio, perché carta distrutta, anche nemica, quindi se troviamo un avversario che si distrugge le carte, oppure ad esempio Shang-Chi, una carta che io adoro, che distrugge tutte le unità nemiche in questa location che hanno 9 o più di forza, andranno tutte a ridurre il costo di death. Quindi come vedete il mazzo è strasinergico, è stracombo, è strabello. Io direi di andare immediatamente a giocarlo, ma solo dopo che abbiamo preso la missione del Season Pass. Dove sta? Che vedo questi alert che mi ricordano di reclamare le mie missioni. Oh, eccolo qua. Grazie. Andiamo anche qui. Facciamo questo. Perfetto, perfetto. Abbiamo finito il capitolo 1. Perfetto. Non è finita qua, perché il Season Pass ci regala anche altri 200 crediti fantastici. Quello che non capisco è perché sta crescendo di prezzo questo. Più passano i giorni, più sale di prezzo questo premio. Non
capisco. Vabbè, a parte questo, signori, andiamo a giocare il mazzo. C'è Kamar-Taj tra le location hot del momento, che è la location che raddoppia gli Unreal. Quindi, volendo, Nakia possiamo sfruttare anche poi con questa location. Il mazzo stradivertente, adesso lo andremo a vedere. Abbiamo preso Okoye subito con Kamar-Taj, l'ho appena chiamata. Andiamo a buffare il mazzo. Peccato che Brood l'abbiamo pescata adesso, perché Brood buffata di due Brood, se entravi un turno più tardi sarebbe stato meglio, perché ti avremmo buffato già di due. Vediamo se anche lui ha Okoye. Lui ha Squirrel, quindi va a mettere già e a riempirsi parecchio la board. Giocata da 5 punti di Squirrel, fortissimo. Dopo il turno 4, chiunque sta vincendo questa location pesca due carte. E qui non è facile. Un'altra cosa importante da scegliere con questo mazzo è qual è la location su cui andremo a giocare Deathlok. Deathlok, peraltro, 7 di Budin, non è male. E io direi che Deathlok lo possiamo giocare. Se vogliamo contestare qui, lo possiamo giocare qui. Oppure potremmo mettere Brood per fare 6 punti tutti insieme. Per il momento ci accontentiamo di piazzare Wolverine. L'avversario gioca Wolverine, anche lui, quindi potrebbe anche essere lui un Surf Destroyer. Uttaccare From Your End e noi ci entra la signorina Death. A lui ci entra Enchantress, va benissimo questo trade. Siamo super super contenti. Adesso noi vogliamo assolutamente pescare le nostre quattro carte. Perché? Perché c'è le nostre due carte. Perché siamo rimasti con poche carte in mano, anche l'avversario ha tre carte. Quindi secondo me qui possiamo andare a fare Deathlok su Wolverine. Non andiamo a perdere la value di Wolverine, ma mettiamo un body 7. Wolverine potrebbe entrare sia a sinistra che a destra. Vediamo dove va. Potrebbe anche rimanere addirittura in questa location. Va a destra. Entra Colossus, entra gente 13. L'avversario ha 4 punti. E noi è qui. Penso questa è una scelta difficilissima, perché o ci accontentiamo di buffare semplicemente di uno Brood, quindi poi magari di andare a sfruttare 9 punti nella location di sinistra, oppure facciamo i gridi, i gridissimi, e andiamo a giocare Nakia qui. Non pescheremo due, secondo me pescare due in questo momento è troppo importante, quindi penso di andare a giocare Nakia centrale. Se avessi giocato Nakia a sinistra avrei buffato doppiamente le carte more, significa che avremmo portato Brood a 6 e avrebbe giocato per 18 nella location centrale. Sicuramente non facile. Io direi di non fare i gridi, preferisco andarmi a pescare due carte. Andiamo a vincere la location centrale. L'avremmo vinta perché l'avversario ha deciso di non giocare niente. Comunque, pescare due carte non mi dispiace. E adesso possiamo fare delle combo super 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 interessanti. Perché? Perché lui ha 3 di forza. E quindi possiamo andare a giocare Deadpool più Buggy Barnes con 3 mana e 2 mana rimanenti, andare a chiudere la kill su tutte e 3 le altre carte. In questo modo faremo anche spazio in board, Deadpool ci tornerà in mano e sarà buffato di 6. Io qui snap perché siamo in una posizione di estremo vantaggio. L'avversario ha deciso di non giocare perché ha praticamente finito le carte in board. Qui andiamo a consumare tutte e 3 le nostre unità. Deadpool ci tornerà in mano con 6 di body, come vedete. Entra la 6. Morph ci prende il con... diventa un conci... No, vabbè, questa è un'angheria pazzesca. Morph che mi fa... Questa è un'angheria allucinante da parte di Mr. Opponent. Uno scam, anzi addirittura pazzesco. Però c'è da dire che noi possiamo fare... Lui non lo sa, ma noi con il doppio... Reveal possiamo fare 16 punti in questa location, quindi andare a vincere questa location semplicemente giocando Brood a sinistra. Ci rimangono 3 mana che possiamo sfruttare per lui e io probabilmente andrei a metterlo a destra, direi proprio di sì. Quindi Brood a sinistra, lui non se lo aspetterà mai che qui andiamo a chiudere la location. Possiamo mettere Deadpool a destra e andare a 21. Qui sono 16 punti. Allora, se lui giocasse Blue Marvel, andrebbe a fare più uno qui, andrebbe a vincere questa location qua, ma vincerebbe solo di 6 punti. Noi qui invece vinceremo di più di punti di vantaggio, qui pareggeremo, quindi penso che abbiamo sempre vinto. Non credo che ci siano
giocate che Elmer, il nostro avversario, possa fare per cambiare questa partita. Attenzione, Nova Vision. E noi invece andiamo con questa Brood da 16 punti a vincere la location di sinistra. Come vedete, il mazzo è una figata pazzesca. Ha comunque giocato per 6 punti Deadpool e abbiamo fatto delle angherie incredibili. Peraltro il deck scomba veramente veramente bene, devo dire, con Camartage, che raddoppiare i buff è qualcosa di veramente eccezionale. Deadpool lo upgradiamo subito perché merita di diventare una carta epica. Vi ricordo a tutti quanti, per chi non lo sapesse, che upgradare carte in questo gioco non le rende più forti, ma aumenta semplicemente la bellezza estetica della carta, il bordino, e vi permetterà di sbloccare però invece le nuove carte con il collection level, con il livello collezione. Quindi come vedete qui, la mystery card che apriremo in live, quindi non perdetevi la live se volete vedere qual è la mystery card che si gira qui dietro. Gli 50 crediti invece li possiamo prendere e noi andiamo alla prossima partita con questo fantastico Self Destroy Death. Certo, abbiamo anche sculacchiato Death, che ci è entrata dalla mano, sono stati 12 punti gratis, non male. E qui, attenzione, alla fine del turno 5 muovi tutte le carte qui in altre location random. Allora qui abbiamo già Naga in mano. Sicuramente Wood lo possiamo giocare. Wood lo possiamo giocare nella stessa location dove andremo a mettere Buggy Baron. Ci basterà semplicemente trovare uno dei nostri consumer. Intanto andiamo a creare il demone. Forse potevo aspettare per vedere se usciva Camartage, perché avrei creato due demoni ora che ci sto pensando. Però attenzione, perché Okoye va a buffare di due l'intero mazzo. Non voglio giocare Nova per il momento, tanto le nostre carte in mano costano poco. Prima giochiamo Goy e prima sfruttiamo il buff del mazzo, quindi non ha senso tenerselo in mano. Lui probabilmente giocherà una carta sempre qui a Camartage, perché vuole buffare. Ok, andiamo a buffare il mazzo due volte. E se peschiamo... Oh, questa è una bella pescata. Adesso dobbiamo assolutamente pescare le nostre carte che distruggono. Noi che la mettiamo sicuramente a Camartage, bufferemo di 4 tutta la nostra mano. Lui si scarta Squirrel Girl, che è l'unità. Si scarta Mister, perché l'ha messo centrale? Si è voluto scartare due carte? Forse ha sfigato, oppure non so. Beh, diciamo che abbiamo trovato... Intanto abbiamo trovato il signor Carnage. E come seconda cosa possiamo raddoppiare la forza di lui. Forse la location di mid la lascio. Potrei buffare tutti. Qui ci sono diverse opzioni di gioco, perché all'inizio del turno 6 swappa le mani. Questo è terribile. Quindi il prossimo turno mi devo svuotare la mia mano. E questa è terribile, questa cosa. È veramente terribile. Potrei consumare Nova. Forse la giocata più forte è questa. Nova. Anzi no, mettiamo prima lui, poi Nova, così lui prende il buff di Nova e consumiamo Nova. Andiamo a dare più 2 e più 1 a tutte le altre. Lui gioca Wolverine. Prossimo turno ci dobbiamo togliere le carte dalla mano. Ma abbiamo portato un Deadpool a 14? Non so se. Questo swap delle mani non mi piace affatto, soprattutto perché lui si sta svuotando la mano. E ovviamente abbiamo trovato Death che però al momento lui non può giocare. Quindi noi ci andiamo a svuotare la mano. E dove vogliamo mettere tutti? Alla fine del turno 5 muovi tutte le carte qui in altre random location. Quindi potrei semplicemente fare 14 punti qui. E mettere altri punti qua. Lasciargli una carta che lui non può giocare. Quindi noi sappiamo che gli andremo a dare con lo scambio delle azioni. E qua possiamo snappare. Che noi andiamo a dare letteralmente a lui, ci dà 0 carte. Giustissimo. Però c'è da dire che noi gli diamo una carta che lui non può giocare. Quindi tecnicamente... andiamo a pescare Deathlock.
Lui ha una carta che non può giocare, quindi giocherà solo la carta che ha pescato adesso. E quindi lui deve aver pescato. Noi abbiamo pescato 7 punti di deadlock sulla location di sinistra. E lui intanto la location centrale l'ha persa. Peccato che non si può ristampare di nuovo. Penso che matematicamente non possa mai vincere, perché una delle due carte che gli abbiamo dato è una carta che lui non può giocare, visto che costa 7. E qualsiasi altra carta ha pescato non gli permetterà di vincere la location di sinistra, ma non gli permetterà di vincere neanche la location di destra. Questo è un 3-0 nettissimo al nostro avversario. Deadpool da 14 sembra una carta molto molto bilanciata, ma anche Demon a 10 ha uno energy rottissimo. No, si continua a potenziare. Signori, ci faremo un'altra partita, ma prima di andare a giocare andiamo a riscuotere le nostre win matches. C'è rimasta una play 200 powers worth of cards, quindi dobbiamo fare 13 punti totale, che non dovrebbe essere difficile, anche perché avete visto che questo mazzo ha un costo di curva basso del mana, dell'energy, ma riesce a fare un quantitativo di punti incredibile con le wombo combo che ci sono al suo interno. Allora, abbiamo Deadpool Carnage, abbiamo Nakia, le carte qui hanno meno 2 power, questa voce non ci piace. Aspettiamo a pensare il nostro Deadpool. È vero che avrei potuto giocare Deadpool e Carnage in curva, ma probabilmente voglio prima buffarlo. Lui va di Squirrel Girl. Sarebbe bello pescare Camartage anche qui. Abbiamo pescato anche Deathlok, quindi abbiamo modo di distruggerlo di nuovo. Qui aspetteremo il prossimo turno. L'avversario approfitta per rubarci 2 carte del nostro mazzo giocando Cable e sfruttando la location di Camartage. Turno 5, tutte le carte devono essere giocate qui. Peccato, sei arrivata un po' in ritardo, sorella. Andiamo di Naga. Andiamo a buffare la nostra mano di 4. Lui va di Ant-Man e di Wolverine, quindi sta swarmando come se non ci fosse un domani. Lui va subito a snappare. Ok, Mr. Opponent. Noi abbiamo 4 mana. La giocata più forte è sicuramente questa. Buffare di 2 l'intero mazzo. Giocare Deadpool. Giocare Carnage. Deadpool tornerà in mano a 10 di forza. Carnage andrà ad 8 di body. Questo tizio potrebbe giocare Destroyer. Questo tizio gioca Destroyer. Questo tizio gioca Destroyer al 100%, perché sta mettendo tutte le unità che in campo saranno distrutte, quindi mi aspetto un Destroyer. Deadpool torna in campo a 10 di forza. Le carte devono essere giocate qui per questo turno. Potrei tenermi Shang-Chi per la sua giocata di Destroyer. E quindi qui fare una giocata del tipo Nova Deadpool. Nova Deadpool. Ci portiamo in vantaggio. Potrei anche giocare lui. Ci potrebbe anche stare questa giocata. Distruggo 3 unità. In questo modo Death va a 5. Death va a 5 e Deathpool va a 20. Anzi, in realtà va anche di più, perché prima si buffano. Quindi va a 22 Deathpool. Bilanciatissimo, signori. Bilanciatissimo, abbiamo 16 punti di Death e 22 punti di Deadpool. Possiamo un po' decidere dove ci pare. Lui se mette Destroyer che è una 16, comunque come vince? Possiamo tranquillamente mettere, penso, Death centrale e Deadpool a sinistra. Cioè, non vedo come possiamo perdere questa partita. Quasi. Si snappa. Lui giocherà Destroyer, secondo me.
No, Warcraft. Vabbè. Forse potevamo fare 3-0. Ma, signori, non so se vi rendete conto del mazzo che abbiamo creato. Questo mazzo è il nas più totale. Voglio sapere proprio nei commenti che cosa ne pensate di questo deck. E sono straconvinto che lo amerete alla follia. Uno dei mazzi più divertenti che io abbia mai giocato finora su Marvel Snap. Ve lo straconsiglio. Come sempre trovate la lista in descrizione. Ve la metto a mano. Spero che apprezziate anche questo. E signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live, ore 21:30. Non mancate.